Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi siamo arrivati al nono appuntamento del video tag 30 mesi di libri. Se non sapete cos'è questo video tag, vi lascio in info box il link con il primo video in cui spiego appunto di che cosa si tratta. E la domanda di oggi è: un libro che ti ha fatto crescere? Devo dire che rispondere alle domande di questo tag diventa sempre più difficile, perché sono domande che apparentemente sembrano semplici e banali, ma poi nel momento in cui devo arrivare, a scegliere un libro che possa rispondere a quella domanda, mi rendo conto che effettivamente non è così facile come sembra. Comunque, un libro che mi ha fatto crescere in realtà non c'è, nel senso che io non riesco ad associare nessun libro ad una mia crescita particolare, però ci sono dei libri che mi hanno colpita, che mi hanno fatto riflettere, quindi tra tutti questi ne ho scelto uno che avevo letto quando ero veramente molto giovane, perché lo avevo letto a 15 anni questo libro. E il titolo è Il fumo di Birkenau. Io non ce l'ho con me perché a quei tempi l'avevo preso in biblioteca, quindi vi faccio vedere magari la copertina, vi lascio una foto, ma non ce l'ho qui con me. Il fumo di Birkenau tratta la storia di donne, quindi parliamo del reparto femminile di Birkenau, sto parlando del campo di concentramento, e appunto la parte femminile quindi è la storia di alcune di queste donne. Loro raccontano come hanno vissuto quella tragica esperienza, quali erano i sentimenti che provavano, come si sentivano e che cosa accadeva loro appunto in quel periodo e durante le loro giornate appunto passate in questo campo di concentramento, quindi l'umiliazione, la vergogna, ma anche la forza per riuscire a resistere, tutte le persone che hanno visto morire, insomma tutto quello che hanno passato, quindi è un libro veramente molto forte dal punto di vista dell'impatto emotivo e è uno dei libri che mi ha colpito di più, sicuramente per il genere di argomento, perché comunque l'argomento è abbastanza tosto, però mi ricordo che mi aveva anche fatto riflettere tanto perché avevo riflettuto sulla fortuna che io ho avuto a nascere comunque in un periodo storico dove grazie a Dio queste cose non ci sono state, non sono avvenute, almeno per il momento, ma speriamo che non succeda più, voglio dire, insomma, comunque nascere in un paese libero, libero da guerre, libero da dittature, da persecuzioni di questo genere, quindi insomma avevo anche riflettuto su questi temi, quindi sicuramente la riflessione che mi ha portato a fare è stata quella di rendermi conto di quanto sono stata fortunata a nascere in un determinato periodo storico, perché molto spesso noi molte cose le diamo per scontate, però in realtà se ci guardiamo indietro ci rendiamo conto che abbiamo avuto veramente molta molta fortuna. E avevo riflettuto un po' su questo, ma anche sulla forza di queste donne, del come hanno affrontato questa situazione, come sono riuscite comunque a vivere in una situazione talmente difficile, talmente tragica, che però in realtà loro non volevano anche vincere, volevano uscire da quella situazione. Quindi, insomma, questa forza che loro avevano mi ha fatto veramente riflettere su come a volte magari delle piccole cose che sono delle banalità, magari mi mandavano completamente in crisi quando c'erano situazioni molto molto più difficili da affrontare e delle quali io a quell'età soprattutto non avevo proprio minimamente idea. Quindi mi ricordo che questo libro mi aveva portato a riflettere e mi aveva colpito veramente moltissimo. Io non ho altro da dire su questo perché insomma diciamo che più o meno ho risposto alla domanda. Vi invito a scrivere nei commenti qual è il libro che a voi ha colpito di più, che ritenete vi abbia fatto crescere, vi abbia fatto riflettere. Sono curiosa, scrivetemelo sotto. Vi do appuntamento alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi invito anche se volete a fare questo video tag perché è molto molto interessante e molto carino secondo me. Quindi se volete farlo, fatelo perché secondo me può essere un'occasione per riflettere su tante cose. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.